Buongiorno a tutti e benvenuti al seminario di oggi. Siamo qui io, Luigi Lorusso di Rhodes Vars, insieme a Gianmarco Moroni di Butterfly. Buongiorno. Su questo webinar legato ai fondamenti degli organizzatori di rete. Partiamo appunto come al solito con una breve introduzione per chi non ci conosce. Partiamo con Rhodes Vars. Sostanzialmente siamo un'azienda tedesca con ormai più di 80 anni di storia. È ancora di proprietà della famiglia, quindi nonostante appunto le grandi dimensioni, come potete vedere, presenza di 70 in 70 paesi, più di 12.000 dipendenti, eccetera, siamo ancora un'azienda, diciamo, a capo di una famiglia. In che ambiti operiamo? Questa ovviamente, scusate, è la parte italiana. A livello italiano siamo una cinquantina di persone dislocate per lo più nella sede centrale di Roma. Abbiamo anche una sede di appoggio dove mi trovo attualmente a Gorgonzola, quindi vicino a Milano. Per quanto riguarda gli ambiti in cui opera Rhodes Vars, chiaramente il grosso viene fatto dalla divisione, faccio parte anch'io, che è quella del test and measurement, che si occupa della produzione e della vendita di tutta quella strumentazione per il test e la misura di componenti elettronici, microonde, RF, eccetera. Abbiamo poi la divisione legata al broadcast e media, quindi se pensate a tutta la parte di trasmettitori, soprattutto di trasmettitori TV, tenete conto che in Italia un terzo, due terzi, forse quasi due terzi, diciamo, sono prodotti da Rhodes Vars. In più abbiamo tutta la divisione del broadcast che si occupa del playout e della gestione dei contenuti. Un'altra grossa storica divisione di Rhodes Vars è quella legata all'aerospace, defense and security, per cui abbiamo sia la parte legata alle radiotattiche piuttosto che a tutta la parte di comunicazione militare, ma abbiamo anche sempre legata alla parte di security una nuova divisione legata allo sviluppo di prodotti come quello che vedete in foto nel quarto quadro a destra. Questo è diciamo, l'evoluzione del metal detector, il nostro QPS, che sostanzialmente consiste in un VNA, quindi come quello che parliamo oggi, multiporta con antenna millimetrica. Questo ormai non è più periodo, diciamo, da un po' di viaggi in aereo, eccetera, ma quando speriamo presto si potrà ricominciare a viaggiare, potete trovarlo già nella maggior parte degli aeroporti in Europa e non solo. Infine, la divisione più giovane di Rhodes Vars è quella legata al network, alla cyber security, quindi legata a tutta la parte di gestione, encriptazione e decriptazione dei dati. Ovviamente a fianco di ognuna di queste divisioni è collegata la sua divisione legata di service. Questo è un highlight su alcuni dei nostri prodotti delle varie divisioni, quindi abbiamo già parlato del body scan, presente sugli aeroporti e prossimamente stiamo sviluppando anche soluzioni per accessi pubblici per eventi di massa, ad esempio stadi piuttosto che teatri importanti, eccetera. Abbiamo poi, legata alla parte di test and measurement, chiaramente la divisione legata ai communication tester per lo sviluppo e la verifica in produzione di tutti quei dispositivi di comunicazione, che sia comunicazione cellulare o non cellulare. Il grosso, chiaramente, dello Rhodes Vars è anche legato alla parte degli EMC, mentre invece potete vedere sotto la parte legata all'Hardtronics, quindi alla drone detection per la protezione dei droni, le radiotattiche e la parte di encriptazione. Un ultimo excursus prima di passare la parola a Gianmarco. Sono ormai passati 10 anni dall'introduzione di Rhodes Vars del primo oscilloscopio sul mercato. Dopo 10 anni possiamo esattamente dire di aver completato, perlomeno di aver portato il nostro basket di prodotti legati agli oscilloscopi a un livello consolidato. Come potete vedere, possiamo spaziare dalle soluzioni handheld e a bassa banda fino ad arrivare a soluzioni multidominio, quindi con correlazione tempo-frequenza, bassa elevata di bit e gamme bande fino a 16 GHz. Detto questo, passo la parola a Gianmarco e poi andiamo a rivedere un po' come interagire durante il seminario. Passo la parola a Gianmarco. Prego, Gianmarco. Grazie, Luigi. Buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarvi. Spero che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene. Io sono Gianmarco, il titolare di Butterfly, qui i soliti per poterci collegare con me nelle varie piattaforme. E nella giornata di oggi, andando avanti con le slide, vi faccio vedere un attimo dove siamo arrivati. Luigi, puoi cambiare la slide per cortesia? Ok. Siamo arrivati a oggi, appunto. Questi sono i prossimi tre appuntamenti che avremo fino al 22 aprile, ma l'agenda che ci terrà impegnati fino a novembre è già pronta, quindi date un'occhiata alla vostra casella di posta nei prossimi giorni perché inizieremo a mandare gli inviti. Tra l'altro ci saranno un paio di eventi speciali, qualcuno in collaborazione con Burse Electronic, e un altro in collaborazione con Burse Elettroniche ed Engisoft, che è un'azienda che fa
prototipazione di software per schede elettroniche. E visto che oggi parliamo di strumentazioni RF, visto che comunque sono ancora attive le promozioni, abbiamo voluto fare una breve carrellata sulla strumentazione appunto in radiofrequenza, partendo dallo strumento di base che è anche uno dei best seller, che è l'FPC1000, disponibile in vari tagli di frequenza con un VNA monoporta e con anche l'opzione EMI che permette di fare misure di pre-compliance. Seguito dalla macchina più performante che si chiama FPL1000 con un range di frequenza che arriva fino a 7,5 GHz, e questa è la particolarità, questo strumento ha la particolarità di poter essere anche alimentato a batteria. Ci muoviamo poi sulla parte portatile con l'FPH, che è un analizzatore di spettro appunto portatile con un range di frequenza fino a 31 GHz per chi avesse delle applicazioni a banda più elevata. Ora ci spostiamo sulla strumentazione, diciamo così, combinata. Abbiamo lo ZPH, che è un analizzatore di spettro con porta VNA fino a 4 giga, che tra l'altro è possibile upgradare sul campo. E l'ultima macchina, diciamo, di analisi è lo ZNH, che è tra l'altro uno strumento di recente introduzione, con un range di frequenza fino a 26,5 GHz e con un VNA integrato. Questo è per quanto riguarda la parte di analisi. Poi abbiamo la parte di generazione, fondamentalmente costituita da l'SMC100A, che è un generatore di segnale RF analogico con un range di frequenza che arriva fino a 3,2 giga e con le varie modulazioni standard che permettono anche qui di provare, per esempio, a fare test di immunità, dove appunto si genera un segnale con la modulazione MFM ed impulsata. E invece l'altro strumento di nuovo lancio, perché se non ricordo male comunque è stato introdotto qualche mese fa, si chiama SMCV100B, che oltre ad avere la generazione analogica ha anche la generazione digitale e di conseguenza è in grado di fare la generazione di un segnale vettoriale, in questo caso fino a una banda di 7,5 GHz circa. Poi ci sono veramente tante opzioni per ogni tipo di standard che si volesse andare a simulare. Questa è un po' la carrellata sulla strumentazione. Due parole al volo su Butterfly, l'azienda fondata all'inizio del 2002, abbiamo la sede accanto all'aeroporto di Bologna Calderara di Reno e siamo un'azienda totalmente autonoma dalle vendite al marketing all'amministrazione logistica. Abbiamo una copertura territoriale nazionale per quanto riguarda l'attività presso i clienti e grazie al nostro sito siamo in grado di vendere sia in tutta Italia ma anche in Europa. Abbiamo due macro divisioni e queste le vediamo principalmente attive in ambito appunto di elettronica, di ricerca e sviluppo, produzione, enti di ricerca e didattica, enti governativi, aziende che si occupano di fare manutenzione di grossi impianti industriali e solo ed esclusivamente tramite il sito siamo in grado anche di fornire adi privati. Parlavo prima appunto di questi due macro gruppi, uno appunto che si occupa di sistemi di misura e termografia, l'altro che si occupa di protezione antistatiche per l'operatore e per le aree di lavoro e la saldatura e rework manuale. Questo è un po' appunto quello che facciamo, io vi ringrazio, passo la parola a Luigi e per quanto riguarda le domande, come al solito per chi di voi ha già partecipato, le domande tecniche verranno risposte alla fine del webinar, mentre se ci sono domande diciamo con risposta immediata me ne occupo io direttamente nell'apposito box. Alla fine vi sarà data anche la possibilità, diciamo così, di parlare, quindi se volete fare domande scrivetele, io le contrassegno, le rivediamo dopo, altrimenti insomma scrivetele e le vediamo insieme alla fine del webinar. Per ora vi ringrazio, passo la parola a Luigi. Grazie. Grazie Gianmarco, grazie mille. Passiamo adesso al seminario. Fatemi abilitare il puntatore. Ok. Quindi andiamo a trattare sostanzialmente quelle che sono un po' le basi per l'analisi di rete vettoriale. Quindi partiamo un po' dal principio. Da dove nasce la necessità del VNA o del Vector Network Analyzer? Fondamentalmente nasce uno dei motivi, non è il principale, ma probabilmente uno dei principali, è sicuramente la necessità di andare ad analizzare alcuni componenti, e qui avete una vasta lista, perlomeno una lista abbastanza semplificata di quelli che sono gli ampi componenti analizzabili con VNA, che siano passivi, attivi o cambiano la frequenza con multiplexer, con mixer, eccetera. Nasce la necessità di analizzare questo tipo di componenti in un modo abbastanza semplice e con uno strumento unico. Perché? Facciamo un esempio abbastanza pratico. Vogliamo caratterizzare un filtro passabanda. Come faccio a caratterizzare un filtro passabanda?
Sostanzialmente l'idea potrebbe essere quella di inietto una certa frequenza, un segnale una certa frequenza con una certa ampiezza e vado a vederne la risposta. Inietto un'altra frequenza, quindi cambio frequenza da iniettare e vado a vedere l'altra risposta. E via dicendo, continuando a cambiare la mia frequenza. Notare che dal lato del generatore io sto mantenendo la stessa ampiezza, mentre invece vado a vedere sull'uscita se anche l'ampiezza varia o meno. In questo modo riesco a ricostruire il mio profilo, quindi a fronte di un profilo d'ingresso ad ampiezza costante a diverse frequenze, vado a rivedere come queste ampiezze in uscita sono andate a variare. Sostanzialmente, che cosa ho usato, che cosa si usa per generare una frequenza, un generatore di segnale, che cosa vado per andare a misurare il segnale in uscita, un aneddoto di spettro. Ma quindi la domanda che potrebbe sorgere spontanea è: ma quindi mi basta prendere un generatore di segnale, aggiungere un analizzatore di spettro, metterci un po' del codice, scrivere un po' di codice, eccetera, da mettere insieme, li metto in un singolo box e ho fatto un VNA. Diciamo che la cosa non è così banale e diciamo una delle cose che si fa fatica a comprendere è quali sono le potenzialità di un VNA rispetto a una soluzione generatore di spettro, generatore di segnale più analizzatore di spettro. Andiamo a vedere quali sono le limitazioni di un setup come questo. In primis, in una misura di questo tipo, chiaramente possiamo vedere soltanto la misura legata all'ampiezza. Quindi sostanzialmente non ho modo di andare a estrarre informazioni sulla fase del segnale in uscita rispetto a quello del segnale in ingresso. Questo è una cosa soprattutto importante per certe applicazioni. Pensate ad esempio a applicazioni quali i radar, in cui appunto il ritardo di fase o il cambio di fase è un'informazione del segnale che io sto trasmettendo, per cui diventa critica anche la possibilità di raccogliere la fase del segnale. Quindi ho chiaramente la necessità, quando vado a fare un'analisi di un componente di questo tipo, di poter andare a misurare la fase di ingresso, la fase in uscita e anche ovviamente come varia la fase tra ingresso e uscita. Un'altra limitazione chiaramente è data dalla riflessione, ovvero dal mismatch tra i componenti, perché potrei avere che tutta la potenza erogata dal mio generatore all'ingresso del mio filtro, del mio componente, comunque una parte viene riflessa. Quindi la misura che vado a effettuare qua non è dovuta al comportamento del mio filtro passavanda, ma è dovuto a un mismatch all'ingresso. Altra cosa, ovviamente, è legata ovviamente al fatto che io utilizzi dei cavi o meno. Quindi ho la necessità, nel momento in cui vado a caratterizzare il mio componente, andare a effettuare, a far sì che la misura sia ininfluente rispetto alle componenti che mi portano dal mio generatore fino al punto vero e proprio di misura, quindi per andare a misurare il componente vero e proprio ai suoi estremi. Per far ciò sostanzialmente si è inventato, o quantomeno si è introdotto, il VNA con determinate componenti, quindi con l'introduzione di elementi direzionali, accoppiatori direzionali, per andare a separare il segnale inviato e il segnale ricevuto, in modo tale da poter discernere tra l'onda incidente e l'onda riflessa. Si è utilizzato dei ricevitori diversi per le due fasi, ingresso e uscita, in modo tale da poter misurare le due fasi e le due ampiezze. E si è utilizzato chiaramente anche il ricevitore in uscita. Con queste tre caratteristiche sostanzialmente si è creato quello che era il VNA, di cui avete qui a fianco il primo esempio di Rode-Schwarz, che è probabilmente uno dei primi al mondo. Tenete conto che questa soluzione è di circa gli anni 50. Quindi sostanzialmente che cosa fa, detto in modo molto banale, il VNA misura ampiezza e fase, le proprietà sia di ampiezza che di fase di un dispositivo. Sono molteplici le applicazioni per cui viene utilizzato il VNA, quindi abbiamo alcuni esempi, poi ne andremo a vedere un paio durante la demo live con il ZMH, quindi abbiamo la misura di network loss, l'insertion loss, come avere la fase, il ritardo di gruppo, i parametri S, cose che scriveremo fra poco. Di seguito invece trovate un'immagine che più o meno riassume tutto quello che è il portfolio Rode-Schwarz per quanto riguarda il VNA, quindi a partire dai portatili, quindi lo ZPH, lo ZMH visti precedentemente, tutta la parte legata alla produzione con gli strumenti multiporta, gli strumenti di alta fascia e quelli legati invece alla fascia più bassa per effettuare misure diciamo, più basiche. Andiamo a vedere nel dettaglio qual è la struttura generica di un VNA, in cui abbiamo fondamentalmente un generatore, abbiamo uno switch
legato al generatore, quindi porta il segnale a una porta piuttosto che a un'altra, abbiamo qui il nostro elemento, il nostro power splitter, per poter andare a misurare attraverso il ricevitore di misura il segnale direttamente uscente dal generatore, e un accoppiatore direzionale per andare a separare poi il segnale che va al DUT e il segnale che invece poi ritorna dal DUT. In questo modo riesco ad avere, grazie appunto alla stessa architettura sull'altra porta, la misura di quattro sostanzialmente elementi. Gli elementi A sono chiamati appunto le onde incidenti, e gli elementi appunto B le onde riflesse. Potete vedere già con questa struttura come la caratterizzazione di elementi quali il power splitter e l'accoppiatore direzionale sia molto critica per definire la qualità di un VNA. Quindi non bastano caratteristiche per descrivere un VNA, caratteristiche quali la banda è questa, va da 0 a 7 GHz, la potenza va da 0 a va da meno 40 a 0 dBm, eccetera. Ci sono molteplici caratteristiche che entrano in gioco quando si tratta di caratterizzare un VNA. Chiaramente abbiamo parlato prima dei parametri S e dei parametri ID. Come sono legati questi fattori? Sostanzialmente lo potete vedere nella grafica che sto attualmente trasmettendo, in cui sostanzialmente i parametri S11 e S22 sono rappresentati dalla riflessione, una sulla porta 1, dove la S11 è chiaramente l'onda riflessa rispetto all'onda incidente sulla porta 1, e l'S22 è l'onda riflessa rispetto all'onda incidente sulla porta 2. S21 e S21 invece rappresentano, diciamo, la funzione di trasferimento, quindi come arriva l'onda B2 rispetto all'onda incidente A1 e viceversa. Chiaramente un sistema di questo tipo è caratterizzato anche dalla possibilità di correggere gli errori durante la misura. Quindi uno dei vantaggi del VNA è anche la possibilità di andare a correggere o di intervenire sugli errori che si presentano durante la misura. Chiaramente per quanto riguarda gli errori dobbiamo diversificare tra gli errori non sistematici, gli errori randomici e gli errori sistematici. Gli errori chiaramente randomici, casuali, sono quelli legati al rumore, allo switch presente all'interno, alla ripetibilità sul connettore, eccetera. Mentre invece quelli sistematici li vedremo fra poco. Per quanto riguarda chiaramente quelli randomici, esistono dei modi per andare a migliorare, ma sono chiaramente tutti legati all'operatore più che allo strumento stesso, per cui chiaramente nell'andare a migliorare certi strumenti, certe misure e ridurre questi errori, è necessario utilizzare cavi di alta qualità, utilizzare per i propri dispositivi dei connettori ad alta qualità, assicurarsi che le connessioni siano effettuate, siano molto strette, quindi tutti i connettori siano stretti bene, soprattutto grazie all'utilizzo di delle torque, delle chiavi dinamometriche, eccetera. Chiaramente anche la pulizia dei connettori prende il suo rischio, mentre per quanto riguarda il drift termico del dispositivo si consiglia chiaramente un lavoro di lavorare una volta che lo strumento si è ha effettuato il suo normato. Il rumore intrinseco dello strumento chiaramente dipende da alcuni fattori. Uno è il rumore termico, di cui chiaramente, a patto di lavorare in camere bianche, camere a temperatura controllata, eccetera, non possiamo operare direttamente. Ci sono alcuni altri rumori che invece dipendono dal filtro che noi utilizziamo per la misura. Abbiamo parlato di errori casuali e di errori sistematici. Per quanto riguarda gli errori sistematici, andiamo a vedere nel caso di misura una porta quali questi possono essere. Per cui abbiamo qui alcuni parametri tipici della misura una porta, in cui si vede che alcuni degli errori presenti durante la misura possono essere la direttività, quindi come l'onda incidente vada a essere misurata dal ricevitore di misura posto sulla stessa porta, il crosstalk, quindi quando la B1 e la B2, i ricevitori sono di B1 e B2, si parlano, sostanzialmente la potenza di uno si trasferisce all'altro, e ovviamente il mismatch su entrambe le porte. Come possiamo andare a intervenire su questo tipo di errori sistematici? Quello che possiamo fare sostanzialmente è trasformare il VNA fisico in una descrizione matematica, scindendolo in parte ideale, quindi con un generatore ideale e un ricevitore ideale di riferimento e un ricevitore ideale di misura, il dispositivo, e interponendo una matrice legata agli errori. Se andiamo a descrivere il valore M, quindi la mia matrice che mi descrive come dal generatore arrivo di UT, abbiamo questa equazione, in cui sostanzialmente appunto quello che vogliamo andare a misurare è come da B3, quindi B3 su 1, quindi voglio andare a misurare la riflessione.
Quindi voglio andare a misurare B3 su A1 e sarà descritta sostanzialmente da due parametri. Uno è legato alle 0,0, quindi la riflessione diretta in questo modo, dall'errore di riflessione diretta in questo modo, l'altro sarà dato da questo percorso. Da qui arrivo a DUT e poi torno indietro, tenendo conto chiaramente anche di questa riflessione e dei parametri legati al coefficiente di riflessione del mio dispositivo. L'equazione che si presenta è questa, in cui abbiamo chiamato E tilde il prodotto dei due trasferimenti. Come potete vedere, abbiamo tre incognite. Quello che vorrei ottenere io sostanzialmente è una misura di gamma, quindi il coefficiente di riflessione del dispositivo, a partire dai valori misurati M e misuro sul ricevitore. In questo modo otteniamo una equazione che è di questo tipo, quindi dove gamma DUT è dato, la gamma del DUT è data dall'M, dal fattore M matriciale del DUT meno E00, eccetera, eccetera, in cui le nostre tre incognite sono E00, E11 e E tilde. Abbiamo un'equazione in tre incognite, come possiamo risolverla? Introducendo tre elementi noti. Quindi vado a introdurre tre parametri noti, di cui conosco appunto i valori, e in questo modo riesco a risolvere la mia equazione. Quali sono questi tre elementi noti per risolvere l'equazione, quindi per andare a misurare correttamente a fronte degli errori sistematici il mio dispositivo? Sono quelli legati ai parametri di calibrazione. Per una calibrazione a due porte esistono vari tipi di calibrazione, la più tipicamente usata è la TOSM, quindi dove si utilizza il True Open Short Image, per un port, quella è una porta sola, come vista precedentemente, sono sufficienti Open Short Image. Questi sono appunto gli standard di calibrazione usati per andare a correggere gli errori sistematici durante la misura. Esistono diversi tipi di calibrazione, di calibrazione. In che cosa differiscono l'uno dall'altro? Fondamentalmente dalla bontà con cui questi si approssimano alla caratteristica ideale. E andremo a vedere più tardi quali sono le caratteristiche reali che devono avere questi componenti. Chiaramente abbiamo parlato della parte di componentistica, andiamo a vedere come lo strumento va a visualizzare le misure che andiamo a fare. La misura più classica è quella legata al formato cartesiano, in cui appunto ho un diagramma cartesiano in cui ho una quantità scalare in funzione di uno stimolo. In questo caso il mio stimolo sarà la frequenza e la quantità misurata sarà un S2-1. Ma chiaramente, scusate, esistono anche rappresentazioni complesse, in cui appunto andiamo a utilizzare il classico grafico con parte reale e parte immaginaria, e per andare a descrivere l'impedenza complessa di un elemento andiamo a semplicemente sommare la parte reale e la parte immaginaria. Esistono delle tabelle, delle regole, delle formule matematiche per effettuare la conversione da numero complesso a numero reale, in modo tale per andare a ottenere dei valori interessanti, come ad esempio la possibilità di andare a misurare lo standing wave ratio. Altra forma molto usata è il diagramma polare, in cui sostanzialmente vado a rappresentare il mio numero complesso in questo grafico, in cui le cerchie sono valori a pari ampiezza, mentre invece le rette sono rappresentate da valori a stessa fase. Una rappresentazione tipica, forse una delle più usate per quanto riguarda l'utilizzo di VNA, è quella del diagramma di Smith, in cui sostanzialmente attraverso una regola matematica si trasforma quello che è il piano complesso nel piano di Smith, ed è composta sostanzialmente ed è caratterizzata in questo modo. Al centro fondamentalmente si ha l'impedenza matchata, quindi sostanzialmente si ha il valore di 50 ohm. Sul fondo destro trovate il circuito aperto, mentre al lato sinistro avete il circuito cortocircuitato, il cortocircuito, scusate. I vari cerchi sono cerchi a resistenza costante, quindi per ciascuno di essi si avrà la parte reale dell'impedenza costante, mentre invece gli archi sono quelli a reattanza costante. Passiamo adesso alla parte dimostrativa, in cui andremo a visualizzare come effettuare delle misure e come funziona il VNA attraverso l'utilizzo del nuovo ZNH. Per darvi un'idea, vediamo se funziona. Il setup che utilizzeremo oggi consiste nell'utilizzo dello ZNH, avete qui il nostro nuovo orientatore di materiale portatile, utilizzeremo, scusate, si è disconnesso,
scusate un attimo, sono riuscito. Avremo a disposizione, oltre allo ZNH, un calibration kit, due cavi, avremo a disposizione il calibration kit, due cavi e un filtro passabanda. Vado ora a connettermi in remoto allo strumento, quindi utilizzo il software gratuito fornito con lo strumento Instrument View, che mi permette di connettermi allo strumento o via LAN o via USB, e come potete vedere posso connettermi poi a anche una molteplice a molteplici strumenti nello stesso momento attraverso la funzione Lab Display. In questo modo vado a connettermi in remoto e ho la possibilità di visualizzare in contemporanea lo schermo dello strumento e i pannelli, i pulsanti legati allo strumento. Chiaramente questa finestra è personalizzabile, quindi se non ho interesse a visualizzare la pulsantiera, ma voglio solamente visualizzare lo strumento, mi è sufficiente riscalare le due finestre per visualizzare al meglio lo strumento. Il software mi permette di effettuare molte cose legate allo strumento, non solo, mi permette ad esempio di trasferire file dallo strumento al PC e viceversa, e posso trasferire tutti i tipi di file, quindi che siano dei dataset salvati piuttosto che delle linee limite, piuttosto che dei valori legati al kit di calibrazione che sto usando, eccetera, ho la possibilità di effettuare un trasferimento immediato. Altra funzione che posso utilizzare chiaramente è quella di screenshot, mentre dal punto di vista della preparazione chiaramente con il software posso realizzare sia delle linee limite che degli standard, che anche inserire dei parametri di kit di calibrazione. Questo significa che quando volete utilizzare un vostro calkit, non un device, ma potrebbe essere una terza macchina, comunque un calkit non presente di standard sullo strumento, sarà sufficiente da qui andare a inserire i vari parametri legati al calkit, quindi lunghezza elettrica, eccetera, di che tipo di calibrazione si tratta, se coassiale o in guida, arrivando allo strumento come frequenza massima 26 GHz, potrebbe nascere anche la necessità di effettuare una calibrazione in guida. Una volta caricati questi parametri, vi salvate il file e lo trascrivete direttamente sullo strumento. Torniamo alla visualizzazione da remoto sulla macchina. Questa è la schermata principale in cui avete tutte le informazioni a schermo, quindi che tipo di misura sta facendo, in che scala, in che formato ve la sta visualizzando, e qui avete i parametri legati alla misura, quindi banda di misura, numero di punti della sviluppata, con che potenza esce il generatore, se sta facendo una media delle tracce, qual è il valore di riferimento, che vedete anche qui, in questo caso 10 dB, e qual è la scala in cui viene visualizzato. Dal punto di vista del formato, ho molteplici formati da visualizzare, chiaramente posso visualizzarlo in scala cartesiana utilizzando DBMag, posso anche andare a vedere su carta di Schmidt, posso visualizzare l'SVR, eccetera. Ritorniamo alla visualizzazione in DBMag. Quello che andrò a fare sostanzialmente adesso è andare a effettuare la calibrazione del mio strumento. Per far ciò sostanzialmente utilizzeremo un calkit. Quindi quello che andrò a fare con lo strumento è andare a selezionare dal tasto CAL la calibrazione. Vado a definire che tipo di calibratore, di kit di calibrazione utilizzo, quindi in questo caso è già selezionato quello che utilizzerò in questo caso, altrimenti andate in Cal Config e andate a selezionare il kit di calibrazione che mi interessa. Chiaramente devo definire che tipo di kit sto utilizzando e che tipo di porta. A questo punto
vado ad iniziare la calibrazione e come potete vedere in modo grafico mi dice lo strumento che cosa devo andare a selezionare per effettuare la calibrazione. Quindi una volta che li seleziono, ad esempio sulla porta 1 l'open, vado a connettere il mio drive con l'open del kit. Una volta fatto ciò, ho la calibrazione. Vado poi a fare lo short. Per caratterizzare anche lo short sulla porta 1, vedete, una volta effettuata la calibrazione con quello standard, il pulsante rimane acceso. Vado fino a il match per definire la porta 1. E vedete che per ogni tipo di calibrazione che seleziono ho le informazioni sull'ampiezza e sulla fase. Vado a fare la stessa cosa per porta 2, quindi partiamo dall'open, metto la porta, metto la porta 2 all'open. Passo poi allo short. Lo short allo strumento. Connetto il match per aver calibrato la porta 2. Ed infine quello che mi rimane è il true, ovvero andare a caricare il trasferimento. Utilizzo quindi il true presente all'interno del kit. Per collegare la porta 1 alla porta 2. Prima la porta. L'altra. Se riusciamo a migliorare true, carico anche il true. E una volta eseguite tutte le procedure mi è sufficiente premere apply. Lo strumento ora è calibrato, posso passare adesso alla fase di misura. Come vedete, una delle cose che si è intravista prima è la possibilità da parte dello strumento di visualizzare più tracce contemporaneamente. Ad esempio, quello che posso andare a fare è selezionare trace da display. Ho la possibilità di decidere se visualizzare a schermo una singola traccia, due in orizzontale o in verticale, tre o quattro tracce. In questo modo, ad esempio, posso visualizzare tutti e quattro i parametri S in una sola schermata. Utilizziamone tre, poiché andrò a misurare un componente passivo, l'S12 e l'S21 saranno immediati. Quindi vedete, in questo modo mi si aprono tre tracce contemporaneamente,
la traccia che risulta attiva risulta squadrata con il colore della traccia. Quindi posso andare a selezionare, ad esempio, per questa la riflessione su una porta. E poi vado a selezionare la traccia 2 per visualizzare la riflessione sull'altra porta. Quindi seleziono la traccia 2 e vado a dire di misurare l'SM1. Mentre in grande, nella traccia gialla, mi lascio la funzione di trasferimento. Vado ora a sconnettere il true utilizzato per la calibrazione e vado a connettere il mio componente da input. E in questo caso si tratterà di un filtro bassa banda con una frequenza centrale di circa 835 mHz. Vado a connettere prima la porta d'ingresso. Utilizzo sempre la chiave dinamometrica per misurare i contatti ferrati. Vediamo se riesco a farmi dare di nuovo il software, giusto per potervi dare anche una visualizzazione dal vivo di quello che è il setup. Vediamo un secondo, scusate per la chiusa. Ok, perfetto. Ok, quindi in questo caso abbiamo lo strumento, lo ZMH, queste sono le due porte che abbiamo calibrato, e il nostro dispositivo di test, il nostro filtro passabanda. Torniamo ora allo strumento, in cui potete vedere qui abbiamo le caratteristiche legate alle misure. In particolare si può notare la caratteristica passabanda del nostro filtro. Andiamo selezionando la traccia 2, la traccia 1, a zoomare nella parte di interesse, quindi vado a selezionare uno span più stretto, come potete vedere il sistema è consistente. Nel momento in cui vado a cambiare uno span, fondamentalmente variano tutte e tre. Quello che posso andare a fare poi chiaramente è andare ad abilitare i marker e andare poi a utilizzare un altro marker per dirgli di lavorare in questo modo. Ho abilitato i marker accoppiati. In questo modo ho che i marker sono attivi su tutte le tracce e nel momento in cui vado a variare il valore di un marker, questo si muove su tutte e tre le tracce. Questo potrebbe essere utile, ad esempio, andare a vedere una volta che mi vado a mettere, meno 3 dB rispetto al filtro, rispetto al picco del filtro,
come sono le cavità, comunque per andare a caratterizzare il filtro in maniera corretta. Chiaramente questo tipo di misura può essere salvata. Dal punto di vista della usabilità dello strumento, c'è anche la possibilità di inserire un wizard, quindi ad esempio in laboratorio vi preparate un set di misure da fare e poi lasciate lo strumento a un operatore che non deve stare lì tanto a giocare troppo sullo strumento per trovare le configurazioni o viceversa, non conosce approfonditamente il significato di una funzione piuttosto che di tutte le misure eccetera, ma deve soltanto, detto in modo molto banale, premere dei bottoni per salvare una misura, è possibile farlo grazie all'utilizzo del wizard che vedete qua in basso. Dal punto di vista delle misure disponibili, chiaramente a parte i parametri S, è possibile anche andare a vedere le wave quantities, quindi posso andare a visualizzare ad esempio A1 e le varie onde incidenti o meno, ho la possibilità poi di visualizzare il mio segnale in diversi formati, quindi se torno magari al formato di Schmidt posso andare a vedere sulla mia traccia dove si trova rispetto al diagramma di Schmidt, mentre dal punto di vista delle potenzialità dello strumento io ho, a parte la classica analizzatore di rete full to port, quindi posso andare a caratterizzare tutti e quattro i parametri S, ho diverse funzionalità opzionali disponibili per lo strumento, quindi posso connettere una power meter per andare a effettuare delle misure di potenza con lo strumento, posso utilizzare un vector voltimetro vettoriale, oppure posso anche utilizzare la funzione cable d'antenna, in cui sostanzialmente si vanno a effettuare delle misure caratteristiche per cavi antenna o comunque dispositivi a una porta. Una delle misure più caratteristiche di questo tipo di componenti è la misura ad esempio di distress to fault, per andare a individuare ad esempio per un traliccio durante comunque una tratta molto lunga dove è presente una discontinuità o c'è addirittura un'interruzione sulla tratta. Grazie a questo tipo di strumento è possibile andare a settare quelli che sono i parametri, quindi posso andare ad esempio a dirgli qual è la distanza di inizio, qual è la distanza di fine del mio dispositivo o comunque della misura che voglio andare a analizzare, ad esempio qui poniamoci su una distanza più bassa, ad esempio 3 metri, e posso andare a individuare quelle che sono le discontinuità. Andiamo a prendere, scusate, riapro il capo per semplicità in modo tale da poter fare. Il lavoro di questo colpo va quindi ad aprire la mia connessione per andare a vedere meglio il scavo. Quindi ritorno sui miei 136 MHz e vado con il marker a individuare il picco. Mi dice che sono 2 metri, ma questo chiaramente non tiene conto sia dell'andata che del ritorno. Chiaramente tutte le misure che vado a effettuare possono essere salvate sia come file di dati che come screenshot, quindi posso anche salvarli in formato touchton per poter essere utilizzati esternamente o su un altro dispositivo, posso salvarli in dataset per elaborarlo in un CSV, eccetera, posso utilizzare solo lo screenshot, eccetera. Queste sono tutte le sezioni utilizzabili. Dal punto di vista delle misure, fondamentalmente lo strumento permette di effettuare tutte quelle che sono le classiche misure. Abbiamo visto distance to fault, chiaramente ho la possibilità di introdurre anche il time domain, quindi sempre pensando alle misure di
distress to fault possa effettuare la stessa cosa legata a alla riflettometria, quindi per andare a vedere quando lungo una tratta è presente una discontinuità, e chiaramente altra funzione caratteristica è quella di poter utilizzare i marker per andare a vedere qual è il valore di impedenza in un dato punto. Se ad esempio prendiamo il grafico di prima, adesso ho aperto il collegamento per cui non si dovrebbe vedere meglio, ma se andiamo sulla tratta 2 che è ancora aperta, che è ancora chiusa, quindi dove ho lo strumento collegato tramite il cavo all'ingresso del mio filtro, anzi in questo caso all'uscita sulla porta 2, quindi vado a selezionare la traccia legata all'S22, e vado a selezionare il formato Smith, possiamo vedere adesso come per ciascuno dei due marker che ho posizionato siano presenti i valori di reattanza e di resistenza. Chiaramente andando a muovere i marker questi varieranno. Quindi, vedete come spostando il marker in automatico mi si aggiornano le misure. E in particolare, grazie all'utilizzo dei colori, posso andare a riferire quale valore a quale traccia fa riferimento. Perché, come potete vedere, nella traccia 1, dove ho solo valori resistivi, è legato al fatto che ho il cavo aperto, quindi sostanzialmente una linea dritta. Mentre invece qui, dove sono connesso al mio filtro di uscita, chiaramente avrò anche della parte immaginaria, che infatti andando a variare la frequenza vedo il marker M2 che si muove e conseguentemente anche i suoi valori immaginari resistivi. Dal punto di vista della dimostrazione questo è tutto. Chiaramente se ci sono domande io inizierei con le domande, Gianmarco. Sì, allora c'è una domanda che chiede quali sono i range di frequenza di questa macchina che stai dimostrando. Sì, allora questa macchina parte da 30 kHz ed è presente poi in diversi formati. Arriva fino a 4 GHz, oppure c'è la macchina che arriva fino a 8 GHz, se no sono presenti le versioni che arrivano fino a 18 o fino a 26,5. Ok. Poi c'è un'altra domanda, chiedono che differenza c'è tra questa, diciamo, se uno dovesse comprare una macchina di questo tipo rispetto al modello da banco della serie ZNL, immagino che si riferisca. Cioè, quali sono, sì, diciamo, i parametri che spostano veramente, perché ovviamente il discorso della portatilità dice comodo, però quali sono i termini proprio che cambiano molto? Che fanno scegliere. Sì, diciamo che sostanzialmente tra uno e l'altro quello che potrebbe cambiare potrebbe essere la velocità dello sweep, quindi sostanzialmente in quanto lo strumento effettua una sweepata, quindi a pari span e a pari numero di punti, quanto tempo ci mette uno strumento a misurare rispetto ad un altro, e di solito chiaramente gli strumenti da banco sono più prestazionali rispetto a uno strumento da campo, ma non per questo risulta molto lento, quindi quello potrebbe essere uno dei parametri di interesse. E chiaramente l'accuratezza, un altro dei parametri, diciamo, critici da guardare quando si sceglie uno strumento piuttosto che un altro, potrebbe essere la dinamica. Quindi tornando al formato lineare, quanto effettivamente, adesso vi faccio vedere solamente una traccia alla volta, in modo tale da renderlo più visibile, quanto fondamentalmente la scala dello strumento mi permette di vedere contemporaneamente dei segnali molto grandi e dei valori molto piccoli, quindi di misurarli e non di andare al suo fondo di rumore intrinseco. E lì i tempi tipicamente poi dipende da classe di strumento o un altro. Chiaramente se uno ha necessità di avere una precisione più accurata sulla misura e sul setup, allora raccomandiamo l'utilizzo di uno strumento da banco dove appunto anche la parte di collegamento, quindi l'utilizzo di cavi di connessione tra lo strumento
e il dispositivo di test ha bisogno di essere fissata per andare a evitare imprecisioni che possono derivare dal fatto che magari il cavo si muove e quindi io vado a variare la misura piuttosto che magari il connettore può essersi, può rovinarsi se lo utilizzo un po' sul campo, eccetera. Allora, in quel caso dove c'è necessità di un'accuratezza maggiore e una ripetibilità della misura, come ad esempio può essere in produzione, chiaramente lì suggeriamo l'utilizzo di uno strumento da banco. Mentre invece per chi ha necessità di fare misure in campo, misure magari da un cliente in trasferta, piuttosto che ha necessità, magari ha una necessità minore o ha minor spazio anche talvolta sul banco, per le misure suggeriamo l'utilizzo del network da campo. Queste sono più o meno alcune delle differenze su perché scegliere uno e scegliere l'altro. Ok, vi ricordo che se volete fare delle domande audio vi possiamo attivare o vi potete auto-attivare il microfono. Per domande scritte non ce ne sono andamento. Ok, se non ci sono domande io direi che possiamo anche chiudere con qualche minuto d'anticipo. Possiamo concludere, riceverete come sempre la registrazione, la copia delle slide per email e vi chiediamo gentilmente quando chiuderete la pagina del webinar avrete immediatamente la possibilità di valutare il webinar e vi chiediamo gentilmente di farlo perché ci aiuta ovviamente a migliorarci e l'altra cosa che vi ricordo è appunto di tenere d'occhio le vostre mail o da Ornella o da Emanuela perché appunto stiamo per ripartire con l'agenda nuova e quindi vi chiederemo un meeting dove sarà la nuova agenda per poterci vedere. Io Luigi ti ringrazio, è stato molto informativo e ci vediamo alla prossima. Grazie a te Gianmarco e grazie a tutti voi e ci vediamo al prossimo appuntamento fra un paio di settimane, subito dopo Pasqua. Grazie a tutti. Arrivederci.